Ciao, eccoci qua. Ciao. Ciao Nancy, che guida, perché lei è la mia autista personale. Sì, sì, comunque mi sono messa a sto rossetto, ma sta tutto sbavato perché praticamente ho mangiato. Sono scottata. Ma tu ce l'hai sempre sbavato il rossetto? Non è tantissimo sbavato, mi sono scofanata perché di fretta in furia siamo scese di corsa. Adesso siamo in macchina, cioè c'è un tempaccio. È vero Nancy? È il primo giorno da parecchio proprio che piove, brutto, è troppo brutto sto tempo, cioè veramente bruttissimo, mi ha preso proprio male. Comunque siamo nei pressi di Capodimonte, perché di Napoli questa è la chiesa di Capodimonte, e stiamo andando oggi a farci il tatuaggio alle sopracciglia, il ritocchino del tatuaggio alle sopracciglia ci faremo, quindi casomai approfittiamo per farvi vedere, perché in tante ci chiedete sempre questa cosa del tatuaggio alle sopracciglia, vero Nancy? Pure sì, anche sì. Sotto il tuo profilo Instagram. È vero, anche io ce l'ho e oggi lo ricalco. Lo facciamo il ritocchino, quindi abbiamo pensato, ho detto ma sì, facciamo vedere, così magari facciamo vedere che insomma. Sì, perché a me è un po' diverso, diciamo, io già ce l'ho le ciglia. E quindi mi faccio ritocco. Solo a te un rinfoltimento. Invece sì, a me praticamente io sono quasi nata senza sopracciglia, e quindi è quasi indispensabile. Quindi adesso vi facciamo vedere questa cosa, speriamo che vi faccia piacere, vi portiamo con noi. Comunque oggi a me è presa proprio male, cioè sto tempaccio fa troppo schifo. Io sono proprio triste. Mi sento tristissima, mi vorrei suicidare. Ma ti giuro suicidare, te lo giuro. Niente, comunque stasera ci andavo a mangiare il sushi per riprenderci. Perché qua? Guarda, cioè il rossetto sta bene, però la videocamera mi vuole male, me lo fa sembrare sbavato. No, guarda, da come una sta parte bene. Ce l'hai sbavato. Ma dai, ma che e poi si è fregata la mia maglietta bordeaux. Questa guardate. è la sua maglietta. Vabbè, che fate? Vabbè, andiamo da Tiziana Stizzo a farci questo ritocchino alle sopracciglia. Ciao. Ciao Nancy. Ciao. Sì, come stai? Ora eccoci qua. Ciao. Ci aspettavi? No, siamo pronti per la tortura. Sono felice per la tortura iniziale. Olma da Nancy. Sì, prima Nancy. Tristezza. Perché? Devi essere felice. Dai, ma tanto non senti dolore. Dai, no. Andiamo, no, leggero fastidio. Sono 5 minuti. Se non senti è dolore, vero. Ti do qualche schiaffo. No, ma poi durano solo 5 minuti. Quindi. Va, eh? 5 minuti, dai. Ma la mia pipì. E lo diciamo tutti in pubblico. In pubblico, la pipì. No! Qua abbiamo finito già. Comunque io ho provato altre persone che fanno i tatuaggi, veramente sembrano dei macellai, invece lei c'ha la mano leggera, ciò vengo sempre qua. Grazie. Se no non verrei. La mano delicata. Dai, Nancy, tutto a posto? Sì, sì. Allora, se non ti fa abbastanza dolore, me lo devi dire, ti do qualche schiaffo così sarai più dolore, eh? Vai, eh? Dai. Allora. Fa male? No, comunque è una salvezza per chi diciamo c'ha sto problema tipo come me, che io le sopracciglia non ce l'avevo proprio, quindi comunque ti salva come cosa, perché poi le sopracciglia fanno tanto in uno sguardo, quindi è una cosa importante. Lei è solo un riempimento, è definire la parte finale della sopracciglia, invece per me è proprio essenziale. Sto facendo video, sto facendo la foto. Allora com'è questo risultato? Bellissime ragazze. Bello, mi piace, bello. Vabbè, tu sei un po' sconvolta. Sì, vabbè, non c'è te caso. È stata una giornata abbastanza dura. Tu sei soddisfatta? Sono contenta, no, lavoro? Sì, lei è tolto il sì. Pensiero di mettersi la matita, di... Ora aspettate sotto. Brava. L'importante è che le deve mantenere sempre bene, deve pulire sotto e seguire la mia esatto. Linea. Esatto. Vedi? Guarda come sono belle. Stai bene. Adesso ci mettiamo una pomatina alla vitamina E. Un magico, sì. E fra 10 minuti neanche più questo rossore c'ha. Vedi, no? Che poi non è uscito neanche sangue, niente. No, infatti. Vedi? Che è molto leggero. Eccoci qua. Sono tornata a casa ragazze, perché si è scaricata la videocamera, non avevo potuto far vedere che alla fine l'ho fatto anche io e ho ritoccato sia il tattoo sia ho fatto il rinnovo delle extension, quello che si fa insomma mensilmente delle ciglia,
volevo far vedere proprio il risultato appena fatto. Non c'è un po' di sangue, non c'è un po' di gonfiore. Ve lo dico perché io prima di questo ho avuto una bruttissima esperienza, veramente sangue, gonfiore, invece assolutamente nulla. Una precisione, faccio vedere da vicino il tattoo, guardate, è fatto tutto pelo pelo. Se riuscite a vedere, ecco, così si vede bene. Le ciglia, molto, ho fatto un effetto molto naturale delle ciglia e questo qua è fatto tutto pelo pelo, appunto perché così sembra naturale. Adesso è appena fatto, quindi si vedono tutti i pelettini. Poi però guardate la forma già com'è bella, bellissimo. E poi col tempo si va molto molto a schiarire, diventa ancora più naturale, quindi nei giorni, già dopo 2 o 3 giorni diventa naturalissimo. E quindi questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e vi mando un bacio grande. Ciao.